Il tutto che sta per timer under tension, vuol dire il tempo sotto tensione che deve stare un muscolo, è un parametro molto importante che deve essere per forza inserito e vi deve essere per forza detto all'interno delle vostre programmazioni. Quindi, se siete seguiti da qualcuno che non ve ne ha mai accennato e nelle vostre programmazioni non se ne è mai vista ombra, scappate. Sono quattro numerini messi uno dopo l'altro che dovrebbero essere presenti all'interno della vostra scheda programmazione sotto ogni esercizio e stanno a indicare la velocità con la quale voi dovete eseguire quel gesto tecnico. Sono quattro numerini messi uno dopo l'altro che dovrebbero essere presenti all'interno della vostra scheda programmazione sotto ogni esercizio e stanno a indicare la velocità con la quale voi dovete eseguire quel gesto tecnico. Cerco di spiegarvelo meno tecnicamente possibile, anche se è difficile. Sostanzialmente questi quattro muscoli indicano la fase eccentrica, quindi dove il muscolo si allunga. Poi l'altro numero, la fase in cui vi fermate, ok? Quindi state a riposo in quella fase, la fase concentrica, quindi il muscolo si accorcia. E l'ultimo numero è la fase in cui vi fermate nella fase concentrica. Adesso però vi faccio un esempio per capire meglio. Prendiamo uno squat e troviamo la dicitura 3, 1, 3, 0. Allora, vorrà dire che in 3 secondi devo fare la discesa, quindi scendo 1, 2, 3, un secondo sto, 3 secondi salgo, 1, 2, 3, 0, rimango, quindi riparto subito giù. Capite bene che se non ci sono questi parametri specificati, la programmazione non è una programmazione. E perché non risulta efficace una programmazione? Perché si ha bisogno, di variare i parametri all'interno di una programmazione. E cambia totalmente anche la gestione dei carichi, perché se io faccio come ho fatto oggi io il Bulgarian, dovevo fare tot ripetizioni con un carico e scendere in 3 secondi. La prima serie mi sono menata via, sono scesa in un secondo. Al termine della serie ho detto: oh, caspita, potrei aumentare il carico. Poi in realtà mi sono ricordata, guardando la scheda, che dovevo scendere in 3. E quindi lì cambia tutto, perché scendendo più lentamente il lavoro aumenta, quindi di conseguenza quando utilizzo un carico per eseguire ripetizioni fluide non può essere lo stesso quando rallento l'esecuzione. Altra cosa che fa il tut vi permette di curare l'esecuzione, perché uno squat, un ponte, quello che volete fatto in un secondo, scendo, salgo, scendo, scendo, salgo, non vi permette in realtà di farlo tecnicamente corretto, mentre con un'esecuzione magari più lenta fa sì che voi imparate, meccanizzate il movimento in maniera corretta, perché facendolo più lentamente posso andare a curare ogni step del gesto.